Presidente, siete andati in vantaggio in questo secondo tempo, non siete riusciti a chiuderla, poi vi siete fatti un po' sorprendere nell'occasione del gol del Bocale, è mancato però quel qualcosa in più per poter riportarsi nuovamente in vantaggio, un po' di cinismo, magari un po' di cattiveria. O leziosismo, secondo me, perché i nostri giocatori, anziché pensare di mettere la palla dentro, pensano soltanto alla leziosità. E poi una squadra come il Bocale ti punisce, anche se abbiamo preso un gol da Polli, naturalmente, un gol che forse in terza categoria si potrebbe pure evitare. Ma comunque sono quelle partite che se non riesci a chiuderle poi una squadra esperta come questa del Bocale ti punisce. Finito 1-1, con un po' di cattiveria in più secondo me avremmo chiuso la partita perché abbiamo sprecato 3-4 occasioni gol veramente importanti. Non siamo riusciti a fare il 2-0, abbiamo sbagliato il calcio di rigore. Poi alla fine forse il pareggio è il risultato giusto. Oggi intervista doppia, i due Filippo Lafaggio e Filippo Cogliandro, per commentare questo pareggio contro la capolista San Luca, una partita durissima che il Bocale si era ritrovato a dover inseguire all'inizio del secondo tempo. Il pareggio di Alderete a metà ripresa, appena entrato in campo, poi il Bocale si è difeso con ordine, come del resto ha fatto per tutta la partita, pochissime le sbavature. Un plauso sicuramente ai ragazzi per quanto fatto. Abbiamo visto una partita due volte, secondo me. Il primo tempo abbiamo dominato, in lungo e in largo, secondo me abbiamo fatto una partita perfetta. E ci è mancato solo il guizzo di Acciavalle che al primo minuto poteva segnare e darci lo slancio per fare veramente una partita in discesa. Mentre il secondo tempo loro hanno avuto un po' di più il pallino del gioco. E quindi secondo me alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Ci siamo confrontati con una squadra, voglio dire, che è costruita a vincere, e noi quando siamo al completo abbiamo dimostrato di essere alla pari con tutti. Mister è d'accordo con la disamina del Presidente? Sì, il primo tempo ce la siamo giocati bene, 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 bene. Loro hanno avuto una palla gol su un boccata centrale, il calcio di rigore, ma noi i primi minuti abbiamo avuto una palla che bastava spingere a un metro dalla linea. Un momento che la Cevalla ci vede, gli va tutto contro. Nel secondo tempo abbiamo preso gol pronto e via con un grande errore di postura del nostro giocatore centrale, il 2000 Vojic. Lì si è fatto legare da un giocatore importante come Lazzarino, si è fatto girare e si è presentato solo col portiere, solo col portiere.